Thank you, ma'am. Just a reminder, you're still under oath, okay? Of course, Your Honor. Thank you. Thank you. All right, your question. Io me lo aspetto. Cioè io veramente ormai mi aspettai tutto. Piedini Impact, grazie mille per l'abbonamento. Ormai io a sta roba qua reagisco. Ha detto poverina perché l'ho letto da me? No. Perché dove l'hai scritto? Amber, just to orient you and the jury, at this time we are in the rebuttal to your counterclaim against Mr. Depp, so I'm going to confine my questions to that, okay? All right. How have you suffered publicly? Non mi insultate, amatevi tutti. As a result of the Depp-Waldman statements. Objection, speculation. Overrule. Che cazzo guardi, hai già vinto, hai perso. I am harassed, humiliated, threatened every single day. L'hai voluto tu. Amica mia dai biondissimi capelli, l'hai voluto tu. Non c'è stata una cosa che ti fa sembrare una scema agli occhi di migliaia. Mike Lee Rose, stiamo reactando ad Amber. Benvenuti! Even just walking into this courtroom, sitting here in front of the world. Comunque, nessuno inizia a parlare così. Uno, e due, tre, quattro, poi c'è. Oh merda, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. 11, 12, 13. Having the worst parts of my life, things I've lived through, used to humiliate me. People want to kill me, and they tell me so. Ma non vogliono, te lo dicono e basta. Non so come funziona internet. Every day. Chiedi la stragazzone di capelli blu, secondo me ti aiuta. People want to put my baby in the microwave. Non mettete i vostri figli nel microonde. Perché sono... Cioè, costa assai uno... Sono piccoli. I microondi, non è che ci starà dentro. Se veramente volete assassinare vostro figlio, che cazzo mettete nel microonde? Morto eppure scomodo? Siete veramente tragici e figli di puttana. And they tell me that. Mai ammazzare vostro bambino mettendolo nel microonde. Mai. Che idea incredibile. Infatti, boh. Secondo me non deve... Cioè, utilizzare questo per motivo di essere tristi, cioè, posso capirlo, però Johnny l'ha vissuto per una vita intera. In più, dai, una roba di internet, ma che cazzo lo dici in corte sta roba qua? O comunque, boh, forse magari adesso la smetto. Non l'ho visto questo video qua, ho visto solamente l'inizio. Dad. Johnny threatened, promised me. Ma parole a caso sta dicendo? Signor Kenway, grazie per l'abbonamento. That if I ever left him, he'd make me think of him every single day that I lived. Objection, Your Honor, non-responsive. Alright, I'll sustain the objection as to that. Johnny mi ha detto che se lo lascio mi farà pensare a lui per tutta la vita. Sicuramente quando l'ha detto era minaccioso, ma credo che questa cosa succederà però per un motivo diverso. Credo che se lo meriti anche questo motivo. I'm Dave, grazie per l'abbonamento. Due bacini per te. Mua, mua. If you want to ask a question. Amber, how did Mr. Depp's statements and threats to you that you were discussing, how do those continue to manifest themselves today? In the harassment, in the humiliation, the campaign against me, that's... Ma non è Johnny a fare la campagna, manco dove vada. Echoed every single day. È da echoed, però echoed... Cioè, quello che è il risultato della roba non è lui.
Objection, non responsive, dillo. On social media. Se lo dici vuol dire che posso scrivermi in giurisprudenza. And now, dillo, in front of cameras, in this room, every single day I have to relive the trauma. My hands shake, I wake up screaming, I have to live with the trauma. I wake up screaming. Fighissimo, vorrei svegliarmi io screamando. Sembra molto chill quando sta seduta a ridere con suo avvocato alla minima minchiata di Johnny, comunque, eh? Quindi non saprei. Wake up screaming. Cioè, l'ho usata come battuta nel primo episodio di Pazzi Ragazzi, sta roba qua. E oggi è realtà. Bene. Trauma and the damage done to me. My friends have to live with a set of unspoken rules about how to not scare me. Objection, hearsay. Yes, sir. Unspoken rules. Overruled. Go ahead. About how to not. Assurdo. Ragazzi. About how to not scare me. Objection, hearsay. La sto. Mette pausa. Mette pausa. Yes, sir. Yes, sir. Unspoken rules. Cioè, non, dice l'ultima cosa di cui stai parlando. Cioè, letteralmente ha messo pausa e poi ha messo di nuovo play. Merda, è facilissima da leggere questa donna. È meglio di un film, perché è reale. È reale. Non è reale, ma è reale. About how to not touch me, not to surprise me. My intimate partners have rules about how they can deal with me, how they can touch me. I have rules for doctor. Federico, e se ti dicessi che posso offrirti 2 anni di tranquillità con Enel Energie? E come? Con Scegli Oggi, l'offerta che ti dà il 30%. Enel, mi devi dei soldi. Enel, quanta gente c'è? Mi sta guardando? Quanta gente c'è? 1900. Mi devi dei soldi. Mi devi 1900 euro. Enel, soldi? Medical professionals they see. Pubblicità in diretta, questa è subliminale. Soldi per me. Soldi, hashtag Enel Pagamarco. Enel Pagamarco. Ragazzi, hashtag Enel Pagamarco. Vaffanculo. Scusatemi. Andiamo. Psychologists I see. I live my life with these sets of rules that I have to follow. My friends have to follow for me not to have a panic attack or a triggering event. Che bugiarda. Grazie, ragazzi. Enel, pagami. Comunque, c'è bugiarda perché non. Cioè, Johnny è un cringione di merda quando sta seduto là, ed è un cringione di merda quando sta seduto là. Lei solo quando è seduta a testimoniare. Poi è la persona più scialla e incredibile del mondo. Fa tutta pure la splendida. Ora, non voglio parlare della sua intimità, ma mi sembra veramente esagerato. Where I relive the trauma. Even if I'm training to do my movie, for instance, if I'm training for Aquaman. Qualcuno mi fa acqua. A combat scene and a trigger happens. I have a meltdown and have to deal with that. The crew I work with. Diciamo che adesso hai trovato la scusa per essere pazza quando cazzo vuoi e utilizzi Johnny. Benissimo. Lo farei anch'io, mi sa. Have to deal with that because of the damage I walk around. Quando beve, tipo. With every single day, from what I've lived through, from what I've survived, I'm not sitting in this courtroom snickering. Snickering? Che vuol dire, Alexa? Cosa vuol dire snickering? Forse non ho sentito una parte di quello che hai detto. Se vuoi tradurre qualcosa, puoi chiedermi come si dice buona giornata in francese. Alexa, come si dice snickering in italiano? Non lo so. Prima mi distruggeva il cuore, adesso non ho neanche più lacrime. I'm not. Sono come Amber. Sitting in this courtroom laughing. Come Johnny. Smiling and making snide jokes. I'm not sitting in this courtroom laughing, smiling. Questa è una grande bugia. Questa è una grande bugia come la sua cazzo di capigliatura.
I'm not singing this cartoon laughing, smiling. Non è vero. Ogni singola volta che Johnny è in difficoltà o presunta difficoltà, le ride come una maledetta. Quindi non è vero. Making snide jokes. I'm not. This is horrible. This is painful. And this is humiliating for any human being to go through. And perhaps it's easy to forget that, but I'm a human being. And even though Johnny... Effettivamente è facilissimo da dimenticare che sei umana. È facilissimo. Easy to forget. Ha ragionissimo. È facilissimo dimenticare che è umana. I promise that I deserve this and promise you do this. I don't deserve this. E invece sì. Well, I move on. The statements, the attacks on me, the campaign. Io consiglio veramente a tutti i bugiardi di fare esattamente così, cioè di utilizzare frasi che comunque in ambe parti sono vere. I want to move on. Certo, dalla cazzata che hai fatto. Quindi è facilissimo mentire che la frase c'entra con quello che si sta facendo Johnny, perché Johnny si sta solamente difendendo adesso. Anche se effettivamente è un attacco, però dopo quello che hai fatto tu. Perciò sì, I want to move on. Ci credo al 100%, non sei bugiarda mentre lo dici. That Johnny has elicited millions of people to do on his behalf when he himself couldn't do it. Objection, Your Honor, lack of foundation. Torture me. Speculation. I'll sustain the objection. Bam! E smettila di piangere. Ladra! Next question. Amber, how have the Depp Waldman statements impacted your ability... Mi dispiace, solo a Venezia vendono questa cosa qua nei negozi di souvenir. Non esiste. Non esiste. Ci pensate, io che vi spiego di una cosa triste, sto così. Ciao. Cioè, non vorrei fare tutta l'erba un fascio, però boh. Grazie mille, Ele. Mua. How have the Depp Waldman statements impacted your ability to do charitable work? Però è figa, è incredibile quanto non riesca per niente a pensarci appena apre bocca. È incredibile, cioè invidio tutti quelli là che riescono a vederci una... Marco, sono due, ho solo da dire. Grazie mille. Grazie, Nigra Rockabilly. Grazie mille. Grande invidio perché ci riesce a vedere una figa, perché per me... Drogger94 ha donato 2 euro. Grazie, Drogger. Sono sicuro che finite le giornate in tribunale, esca dall'aula ed entri in T-pose fino al suo prossimo intervento. Sicuro al 100%. Sì. A casa. Va bene? Dai, ci vediamo. Ci vediamo domani, ci vediamo domani. Sicuro. Al 100%. You know, I would, the only reason that people like Dr. Curry can... Cosa? Non esistono. Datemi la forza. Ma cosa sta succedendo? Era il destino. Vaffanculo, Overfollish. Non era il destino. Nel mio destino da 32enne non c'è scritto che dico Kirby 100 volte un giorno e poi Amber Heard parla di Dr. Kirby. Non è il mio destino. Kirby chiama a testimoniare, vabbè. Dottor Kirby. And sit up. The only reason that people like Dr. Curry can...
can sit up here on the stand and say I'm high functioning and I do things like have hobbies. Sì, non è importante cosa dice, il fatto è che lo traduce in quel modo e mi dà fastidio tantissimo. And have interests. It's actually not responsive. Your Honor, Mr. Depp gave long-winded responses yesterday. Oh, good. It's because I found a solution. Che cazzo vuol dire? Mr. Depp gave long-winded responses yesterday. Cioè, come obiezione, non risponde alla domanda e lui per difendersi, però lui ha dato risposte molto lunghe. Però se non è responsive alla domanda, però vabbè, ha detto overrule, quindi il giudice. Yes, okay. It's because I found a solution to that pain. I woke up every morning with panic attacks and trauma until I realized I could do something with it. Comunque, una delle cose che scusatemi, una delle cose che odio di più degli imbroglioni proprio calcificati, i bugiardi e i manipolatori, e non voglio sentire nessuno fare battute, è che è facilissimo per questa gente qua, perché ovviamente lei un male lo sta sentendo, è palese, lo sta sentendo il male perché il mondo si sta rivoltando contro di lei, è palese, ma sono così convinte di stare nella ragione che questo male, invece di tradurlo in colpa e quindi migliorarsi, no, lo vedono come un incidente. A me è successa questa cosa, quindi vittime. Questa cosa è spaventosa, ragazzi, perché anche se questa persona perderà, sarà l'ingiustizia verso di lei. La legge non ha funzionato. Lei è stata sconfitta. Non è stata una vera battaglia, perché lei è stata sconfitta fin dall'inizio. Racconterà questo, non ci sarà un... E questa secondo me è la cosa che fa più paura. E fa più paura perché... Non perché il male continuerà a perpetrare, perché questo non è male, questa è una bambina che non sa come fare la fidanzata. Ma perché il bene non arriverà mai. Non ci sarà nessuno. Io se fossi un dottore o uno psicologo, qualcuno che comunque... Non lo so, vedrei... E vedessi sta cosa qua direi... Voglio aiutarla. Cioè non deve fare più male nessuno a questa persona qua, deve iniziare un attimo a diventare adulta. Questa è solamente una lurida bugiarda. Ed è spaventoso quanto è palese a tutti, tranne che a se stessa. Questa cosa più spaventosa. So to answer your question, Ben, it's I was able to turn the things that I've lived through, my pain, my life experiences, into work, into action, into providing a voice for other people. I'm not a saint. I'm not trying to present myself as one, as you all know, but I selfishly found... Non mi sto presentando come una santa, come voi sapete, non è vero. Ha detto che è una bugia tutto quello che è stato detto contro di lei, tranne quello che viene detto contro Johnny. Quindi non è vero, si sta esattamente facendo vedere come una santa. Tuttora, perciò boh. Relief in being able to use what I selfishly found relief in being able to use what I've lived through to advocate for others, to bring light to these issues, to give a voice to people who don't have the voice and the platform that I have. And while I would not wish this situation on my... my worst enemy, if it gives a voice to someone who doesn't have it. But I now, as I stand here today, can't have a career. I can't even have people associate with me because of the threats and the attacks that they have to endure. Objection non-responsive. And I can't do my charity work. Sustain the objection. Bello, bello. Passiamo alla prossima, Amber, dai. Amber, other than the threats that you've described, what other threats have you endured since the Depp Waldman statements were made? I receive hundreds of death threats regularly, if not daily. Thousands. Regolarmente, se non giornalmente, quello regolarmente. Since this trial has started, people mocking. Mocking my testimony about being assaulted. Sti stronzi, no, che prendono in giro la sua testimonianza. Di che racconta del cane che scappiccia una nape. Sti figli di puttana, ragazzi, diamoci un taglio, veramente.
Non fa tutto ridere in questo pianeta. Veramente, ragazzi, ma che cazzo fate? Non sapete la sensibilità delle persone? Uffo. Making fun of my... Objection relevance. Non-responsive. That's the damages. You can continue. Non si... No. Che faccia del cazzo. It's been... Grazie. Marco, sembri molto morbido, ti voglio dare un bacino. Non hai visto la mia pancia? Grazie mille. Agonizing. Agonizing, painful, and the most humiliating thing I've ever had to go through. I hope no one ever has to go through something like this. I just want Johnny to leave me alone. Mamma mia, che arroganza. I just want him to leave me alone. Che arrogante. I've said that for years now, and I thought he would after 2020. Objection non-responsive. All right, I'll sustain the objection. Wow! Next question. A me verrebbe un embolo, fossi lei e tutte queste teatralate che devono essere distrutte dalle obiezioni, che vengono addirittura accettate. Mamma mia, guardate che pezzo di merda che ha ingoiato qua. I'll sustain the objection, next question. Oh. Oh. C'è pure sentito... I'll sustain the objection, next question. Quella è la merda. What do you hope to reclaim after this is over? La faccia, la dignità? Protecting the secret that I did for as long as I did. Protecting the secret that I did for as long as I did. Ma quale? Della pietra azzurra, mannaggia a Cristo. Scusatemi, è che a volte mi esce. Has taken enough of my voice. Johnny has taken enough of my voice. I have the right to tell my story. I have the right to say what happened to me. I have the right to my voice and my name. He took it long enough. I have a right as an American to talk about what happened to me, to own my story and my truth. I have that right. Che faccia incredibile, Johnny, porca puttana, è di ferro, è diventato veramente una statua. I hope to get my voice back. Hope to get my voice back. Senti una cosa, Serenetta, stato bello e muto. It's all I want. And I've said that from day one. Non è bello. Thank you, Amber. I don't have anything else. All right, cross-examination. Actually, Your Honor, may we approach? Yes, yes. Si asciuga il niente, beh.